teatro contro ogni barriera a Trani. In sei hanno partecipato alla 16ª edizione del festival Il Giullare, teatro contro ogni barriera a Trani. La compagnia Meyer von Frincius di Livorno, con lo spettacolo Tara Baralla, firmato dal regista Lamberto Giannini, si è aggiudicata la 16ª edizione del festival nazionale. Alla manifestazione hanno partecipato 6 compagnie teatrali provenienti da tutta Italia e composte da attori con diverse disabilità. Il primo premio è stato assegnato, si legge nella motivazione, per la capacità di rappresentare con forza fra sali scendi del ritmo, carezze, pugni nello stomaco, bastone e carota, il pressapochismo della società odierna. Olistici completi, un alternarsi di emozioni recettoriali portate in scena con umiltà e semplicità, con dedica ai più fragili. Alla compagnia della Lega del Filo d'Oro di Osimo e Molfetta, con lo spettacolo Il Condominio dei Sogni, sono andati i premi delle categorie pubblico: miglior secondo spettacolo presente, migliore attore, miglior allestimento scenico. Alla compagnia Diversamente in Danza di Verona, con lo spettacolo Il Temporale, sono andati invece i premi Emozione, miglior regia e miglior attrice, assegnato a tutte e tre le protagoniste dello spettacolo, Camilla, Linda e Miriam. Infine, alla compagnia di Nardò, che ha messo in scena lo spettacolo Su quadri d'autore, è andato il nuovissimo premio del Fanta Giullare.